lunga circa 40 metri, è divisa in due sezioni, separate da un buon riposo con il cassone in ginocchio sulla parte. E la prima parte è un 8B+, abbastanza fisico, su carne e con molte roulotte, incastri. L'obiettivo del viaggio era un altro, volevo scalare Oliana e provare proprio Sciuro, ma poi ho potuto provarla solo due giorni perché poi è stata coperta dalla nebbia e per fortuna abbiamo trovato Perles con questa via stupenda da provare. Riuscita a fare tutti i passaggi della parte, tutta la via, e però nella parte sopra ci sono molte prese e buchetti e non avevo capito qual era la sequenza ideale. E poi piano piano ho cominciato a capire dove prendere ogni presa.
seconda parte lo stile cambia completamente, e dove diciamo c'è la sezione più dura, e sono tacche su placca leggermente strabombante, tecnica, e non molla mai fino in catena. Tentativi, già avevo capito che la potevo fare, infatti avevo fatto un giro molto buono e avevo fatto tutta la parte dura, ma ero caduta prima di arrivare alla ronchia finale, e perché non trovavo il piede, infatti comunque era solo il sesto giro, non avevo visto bene tutte le metode perché non mi aspettavo di andare subito così bene. Dopo un giorno di riposo sono tornata il giorno successivo e all'ottavo giro sono riuscita a chiudere la via. We'll be right back.